Oggi 23 agosto alle ore 19 si inaugura la mostra d'arte contemporanea del maestro internazionale Giancarlo Ciccozzi a 10 anni del terremoto presso le splendide sale del Palazzo Burrigatti in Corso Vittorio Emanuele all'Aquila. Dottoressa Quirio, assessore al turismo e alla promozione dell'immagine della città dell'Aquila. Per me è un grandissimo onore, oltre che un piacere, essere questa sera qui per l'inaugurazione della mostra del nostro carissimo e talentuoso pittore Ciccozzi. Devo dire che anche il contesto che ha scelto è un contesto particolarmente significativo, perché è uno dei tanti palazzi che animano il centro storico della nostra città, estremamente prezioso, che è stato restituito ai suoi abitanti, ai turisti, a chi vorrà visitarlo, proprio a seguito del recente restauro dopo il terremoto di 10 anni fa, ma così come questo palazzo anche tanti altri stanno riaprendo e stanno rendendo quello che io dico sempre la nostra città uno scrigno prezioso che deve essere assolutamente scoperto e visitato. È particolarmente significativa la contaminazione tra un palazzo così antico e una pittura così visionaria come è la pittura del nostro maestro Ciccozzi, che chiaramente negli ultimi anni sta crescendo in un modo esponenziale nel panorama pittorico non solo nazionale ma anche internazionale, e chiaramente è uno degli orgogli della nostra città, e chiaramente siamo particolarmente contenti anche dei suoi ospiti e quindi dell'ospite Marco Baldini, che voglio ringraziare pubblicamente, voglio cogliere questa occasione per poterlo ringraziare pubblicamente a nome della città, perché ho saputo della devoluzione dell'importo significativo della sua vincita che ebbe a fare proprio nell'imminenza del terremoto, dedicata proprio alla città, alla ricostruzione della città, e noi abbiamo come aquilani un legame particolarmente intenso di amicizia permanente con le persone che comunque in modo così spontaneo hanno dimostrato la loro solidarietà in un momento così drammatico, in modo molto concreto e anche molto sostanzioso. Quindi io oggi stesso non solo ringrazio l'amico Marco Baldini, ma spero di poterlo avere nuovamente ospite nella nostra città, perché possa diventare lui stesso un testimone di quello che può essere l'Aquila. Marco Baldini. Eccomi, allora, prima di tutto essere in mezzo all'assessore e al mio amico artista Ciccozzi, io che come titolo di studio ho il battesimo, mi fa un po' strano, Però io ringrazio l'Aquila di avermi invitato, sono molto legato a questa città perché ho molti amici. La donazione mi viene spontanea perché avendo molti amici qua e sapendo cosa hanno dovuto soffrire, mi è sembrato doveroso dare questa piccola goccia nell'oceano, spero, di aiuti che sono arrivati all'Aquila. Sono molto contento di stare qua con il mio amico artista Giancarlo Ciccozzi, che tra poco, anzi se non già, respira in modo internazionale, perché so che le sue opere varcheranno l'oceano, e glielo auguriamo tutti perché se lo merita. Io sono un grande estimatore della pittura contemporanea e ho rivisto in lui una nota che ho visto in pittori tipo Burri, Vedova, che sono stati dei capiscuola di questo movimento, che mi hanno fatto ricordare loro. Dunque gli auguro veramente tutto il bene del mondo, e auguro tutto il bene del mondo all'Aquila, perché a distanza di un po' di tempo ci sono tornato e ho visto una scintilla di vita, e questo è molto importante anche grazie al lavoro di chi costantemente si dedica all'Aquila. Io sono di poche parole, come tu ben sai, quindi ringrazio i miei ospiti, ringrazio l'Aquila e la disponibilità della perdonanza dell'Aquila 725esima, giusto? Assessore? Sono strafelice, ho un'ottima risposta dal pubblico, chiamiamolo così, aquilano. Andiamo avanti, porto il nome della città dell'Aquila comunque
ci provo dove ovunque vado, anche all'estero, quindi comincio a dare qualche piccolo risultato, perché non solo chiamano a me, ma chiamano, cominciano a visitare, qualcuno mi chiama prima di arrivare qui all'Aquila, mi manda qualche mail perché stiamo arrivando all'Aquila dove possiamo incontrarti, e mi fa tanto piacere. Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo. Un giudizio, un'impressione su questa mostra meravigliosa di Giancarlo Ciccozzi qui all'Aquila. Ma innanzitutto Giancarlo Ciccozzi io lo ringrazio, perché è uno dei talenti che il post terremoto, e a 10 anni dal sisma mi sento dirlo con estrema forza, emergente, uno di quei talenti, una persona che esprime cultura, una persona che esprime la sua impressione, la sua qualità artistica, che rappresenta un po' la nostra città e credo l'intera regione. È una di quelle scoperte belle di questi anni e soprattutto dell'ultimo periodo sotto l'aspetto artistico della città dell'Aquila e della regione Abruzzo. Lui è legatissimo alla città dell'Aquila, è legatissimo all'Abruzzo. E quale forma migliore se non l'arte, rappresentare le proprie emozioni e anche la propria appartenenza alla propria terra. Innanzitutto essere qui con un'opera d'arte dietro, il vicepresidente della giunta regionale davanti e me, cioè mi sembra... Nella settimana enigmistica, chi è l'intruso dei tre? Eccomi qua. Dunque faccio i complimenti a chi amministra questa regione, questa città, perché da un po' di tempo a questa parte si respira un'aria nuova, si vedono attività nuove che nascono, persone che hanno una faccia diversa e si percepisce una volontà di rinascere, di andare avanti. Dunque veramente complimenti alle persone che hanno saputo trasmettere ai cittadini questo tipo di sentimento. L'Aquila è una città ancora ferita, però che ha dimostrato la voglia di rialzarsi e di combattere sempre. Assolutamente sì, a me fa piacere quanto detto poco fa da Marco, perché è la testimonianza, e mi sento di dirlo con una estrema positività, a 10 anni dal sisma questo decennale rappresenta proprio il punto di ripartenza, di rinascita vera. È una città che stanno nascendo diverse attività, è una città dove c'è una grandissima esplosione di partecipazione dei giovani alla vita sociale, alla vita politica, alle attività commerciali, tanti ragazzi si sono messi in gioco e si stanno mettendo in gioco in questo periodo, segno di una vitalità vera che c'è. È un altro elemento molto positivo in questo momento, l'invito che faccio a tutti di venirci a trovare all'Aquila, di venire a trovare l'Aquila e di vedere com'è. Abbiamo dei dati positivi, molto positivi, con una presenza turistica di altissimo profilo, tantissima gente che ha vissuto il nostro centro storico durante tutta l'estate, presenze da tutta Italia ma anche dall'estero, quindi io credo che ci sono tutte le condizioni e mi sento di dire che oggi si può iniziare a guardare al futuro con l'ottimismo vero, che è l'ottimismo che farà grande la città dell'Aquila. E ora siamo con Anastasia Di Pietro, Miss Grand Prix Calcio 2018. Cosa pensi di questa mostra di Giancarlo Ciccozzi qui all'Aquila? È una bellissima mostra, ci sono tantissimi quadri, certi più colorati e altri più scuri. Mi ha spiegato che ha usato diverse tecniche, alcune anche in rilievo, usa e mischia il legno, le pietre e tanti altri particolari. Che emozioni si suscitano queste opere? Sono molto affascinanti e bisogna anche soffermarsi. Personalmente ti emoziona più la forma o il colore? Personalmente il colore, perché nei quadri di Ciccozzi c'è molto colore e quando appunto c'è il colore c'è vita.
Siamo con Roberta Di Maurizio, una artista di Casa Olidiatri. Oggi sei all'Aquila per una amicizia con Giancarlo Ciccozzi. Sono molto contenta di stare qui, grazie al mio amico Giancarlo Ciccozzi che mi ha invitata. Sono veramente molto orgogliosa di vedere tutte queste opere fatte con amore. In ogni opera c'è vita, ci sono colori, sono stupendi. Lui usa dei materiali che sinceramente, parlando sempre d'artista, diventano immateriali su una tela, che sono stupendi. Avete visto le sue opere? Fa, lui è un pittore, cioè un artista, perché è pittore riduttivo, diciamo un artista di arte contemporanea, ma guardate, si ricorda anche come si fanno i ritratti. Guardate. L'unica cosa negativa è che te l'ho dato io, ricordati solo del ritratto. Questo ricorda di inguattatelo, perché fra qualche anno varrà veramente tantissimo. Eccolo qua, il ritratto della nostra Miss. Grazie, grazie. Grazie. Adesso il lato negativo invece. Non c'ha capito, Marco. Il lato negativo, signori. Così ero praticamente 6 anni fa, ha preso una foto mia, su Google, dove quando io facevo le dirette da disperato su Twitter, bella, sudato disperato, e ha preso proprio ora, è riuscito a cogliere in pieno. Complimenti, bravissimo. Complimenti, signori, veramente. Propongo una cosa, amica mia, visto che tutti e due abbiamo un ritratto del maestro Ciccozzi che già vale tanto, se noi lo facciamo cadere da un dirupo o roba varia, questo aumenta di valore, lo sai di quanto? Aumenta la valore, c'è la scala, basta una spintina, ecco. Grazie, grazie veramente. Grazie a voi. Grazie.